conoscere gli arabi. Gli arabi ci fanno conoscere la canna da zucchero, il riso, le mandorle, il gelsomino, il cotone, l'amice, il sesamo, la cannella e il zafferano. Questi sono solo i più importanti, quelli che ho ritenuto più importanti. Erano abilissimi pasticceri e tra i dolci più importanti, a parte la Kuwait, il nucato e la confita, sicuramente il sorbetto, che deriva dal nome Sharbat, e il marzapane, che venne poi lavorato e adoperato da queste suore del convento di Martorana, da dove prende poi il nome. Ma sicuramente i dolci più importanti che vengono dalla tradizione araba sono la cassata e i cannoli, di cui adesso parleremo un po' meglio. Amavano i profumi, le essenze, il contrasto dei sapori. Utilizzavano anche i fiori nella cucina. L'utilizzo del gelsomino in quel gelato tipico che ancora a Trapani conserva il nome arabo di scursunera deriva proprio da loro. E a loro dobbiamo anche il gelo di melone, il gelo di mosto, mostarda, la cannella e di cannella e di gelsomino, appunto, che sono tra i piatti dolci tipici della zona occidentale. Il gelo di cannella e il gelo di melone sono veramente piatti unici, non li troviamo in nessun'altra regione d'Italia. E una cosa particolare che qui ho accennato è che crearono degli alambicchi per la distillazione della grappa. Il Corano non fa bere gli arabi non bevono. Infatti, se dobbiamo dare un pregio ai greci, fu sicuramente quello di aumentare la produzione, di migliorare la produzione del vino. Gli arabi non bevevano. L'unico aspetto negativo che ho trovato durante la dominazione degli arabi è quella di aver interrotto questa grande produzione, molto importante. Però costruirono questa, sapevano distillare la grappa. La fonte ufficiale dice che lo usavano solo per disinfettare le ferite. Sicuramente si erano accorti che il vino, anche la distillazione, insomma, di questi alcolici, così, era molto buono, e più tardi vedremo che ho trovato poi qual è la ragione di questo amore nascosto verso il vino. Ecco, gli arabi sono anche i protagonisti della ricetta delle panelle e del pane con la mezza, che fanno parte di quella cucina povera di Palermo che ancora esiste e accompagna, affianca la cucina nobile, sempre degli arabi, a partire dagli arabi. Ho messo un punto interrogativo, e il couscous. Il couscous oggi è diventato un piatto tipico siciliano, ma non proviene da questi arabi, non è di questa tradizione, perché se noi andiamo a guardare la tradizione di Palermo, non lo troviamo il couscous. E Palermo è la città principe della dominazione araba, mentre lo troviamo a Trapani. Trapani è un porto, un commercio, proviene dal Nord Africa. Il couscous è un piatto molto affascinante, di cui però non ho ritenuto opportuno parlare, perché avrebbe bisogno di una lezione completamente a parte, un discorso, non penso. L'epoca degli arabi era anche l'epoca degli harem, e riguardo di queste costruzioni così, di queste leggende, di queste storie, ce ne sono veramente numerose, ma la più bella riguarda il cannolo. Il cannolo siciliano sembra essere nato proprio in uno di questi harem, in particolare nell'harem di Caltanissetta, che non è altro che Caltanissetta, nome arabo di Caltanissetta, e in particolare nel castello di Santa Croce è legata alla leggenda della invenzione del cannolo. Nell'harem che stavano le concubine, delle donne del sultano, il tanto tempo passato ad aspettare l'emiro,
crearono questo dolce, che in effetti inizialmente era un tubo, non era il cannolo che adesso conosciamo, forse alludendo evidentemente alle doti del sultano. Un'altra leggenda invece dice che il cannolo sia stato preparato per la prima volta addirittura in un convento, sempre però a Caltanissetta. Il duca Alberto Denti di Piraino, un cultore di gastronomia, afferma invece: il cannolo non è un dolce cristiano, perché la varietà dei sapori e la fastosità della composizione tradiscono un'indubbia origine musulmana. Questa è la frase, secondo me, che raccoglie meglio l'evoluzione, insomma, la nascita del cannolo, perché la tesi è verosimile, in quanto alla fine della dominazione araba, che adesso coincide con l'arrivo dei Normanni, gli harem si svuotarono e alcune di queste donne, che finalmente erano rimaste libere, si convertirono al cristianesimo, quindi entrarono in questi conventi e sicuramente hanno trasferito alle suore, alle monache dei conventi, questa loro invenzione, pseudo-invenzione. Comunque, la cosa sicuramente certa è che la nascita del cannolo è legata alla città di Caltanissetta. Vediamo ancora, questa è un'altra bellissima frase che riguarda proprio questo dolce: scettro del mio re, virgo di Mosè, altro che cialde ricotta. Cicerone diceva di questo dolce: tubus farinarius dulcissimo, edulio ex lacte factus. Scusate il latino, che non è la mia forte. E questo lo disse appunto Cicerone, mentre un anonimo siciliano lo leggesse magari il professore, che con quella sua bellissima intonazione io, e dice: betti cannola di carne levare, meglio cune al mondo non c'è me, su benedetti spisi di lunari, ogni cannola è scettro dal mio re, arrivano le donne a desistere, Lucannolo è la virga di Mosè, quello ogni mancia si fa ammazzare, culi di sprezza un acqua di fuoco. Si tratta di un dolce sicuramente siciliano, questo lo possiamo dire, e che sicuramente, come dicevo prima, la sua origine è a Caltanissetta. Qui ho portato l'insegna del ristorante caffè, la Procop. Che cos'è questo? Questo è l'evoluzione del nostro sorbetto, o meglio, del sorbetto arabo. Abbiamo detto che il sorbetto deriva dall'arabo sharbet, e lo inventarono gli arabi, perché nelle loro scorribande nei vari deserti avevano bisogno di qualcosa di fresco e avevano avuto questa illuminazione di usare le acque raffreddate, aromatizzate con frutta e dolcificate con miele. E lo portarono in Sicilia, dove la neve dell'Etna gli ha aiutati molto, perché avevano già il ghiaccio pronto, l'acqua gelata pronta. E per circa 600 anni il sorbetto restò così. Era ghiaccio, tritato, frutta e miele. Fu intorno al 1600 che un carissimo abitante di Amicizia creò un pozzetto, perché il vero segreto del gelato e della granita sta proprio nel pozzetto, che riesce a mantenere questa temperatura. Gli arabi lo facevano col sale e lui riuscì a creare, a migliorare, a evolvere finalmente la ricetta del sorbetto. Ma fu suo nipote, un tale Francesco Procopio dei Coltelli, che portò questa ricetta al di là delle Alpi, e a Parigi, dopo qualche anno, riuscì ad aprire un bar dove ebbe una divenne molto famoso, e addirittura Luigi XIV si innamorò dei suoi prodotti, gli diede l'assoluta la concessione esclusiva di poter fabbricare questo tipo di preparato, e addirittura dopo circa 25 anni si dovette allargare e aprì questo bellissimo bar, che ancora bar, insomma, caffè,
che ancora tuttora c'è in Rue de l'Ancien Comédie Française, e il nome è stato cambiato anche se in francese, è diventato Procope de Coton. Gli arabi portarono sicuramente gli agrumi, come abbiamo detto prima, la Conca d'Oro e la Piana di Catania sono pieni di agrumi grazie agli arabi, ma portarono anche la pesca, l'albicocca, gli asparagi, il pastacchio e la melanzana, ma un po' dopo, quella fu una degli ultimi. Arrivarono i normanni, che era un popolo marinaro, e portarono uno dei materie prime che entrarono a pieni voti nella cultura gastronomica siciliana, il pesce stocco. Il pesce stocco lo ritroviamo anche in tutti i grandi porti, lo troviamo a Genova, Livorno, Venezia, perché era merce di scambio con un pesce così preparato e si conservava da solo, era molto importante, una preziosa merce di scambio. Il baccalà veniva più scambiato a Trapani, dove veniva scambiato appunto con il sale. I normanni davano il sale, i trapanesi davano, i normanni davano il pesce già pronto, i trapanesi davano il sale. Ma quello che di importante c'è è che quando arrivarono i normanni, che erano obbligati, in particolare parliamo del periodo di Guglielmo II, il Buono, era un uomo capace di capire che gli arabi erano importanti anche durante il suo dominanza, e quindi li rispettò molto e li volle all'interno della sua della sua dominazione. E il suo successore, inoltre Federico II, che si meritò l'appellativo di Stupor Mundi, continuò ad avere questo grado di intelligenza veramente superiore e rispettava molto gli arabi. Infatti il periodo arabo-normanno ci regala sicuramente l'architettura più bella, più veramente disarmante della nostra storia, ma anche credeva molto in un'altra grande risorsa, che era la poesia. Mi perdoni, la leggerò, ma mi perdoni. E allora un poeta arabo, forse il più importante, che è Ibn Abdis, scrive una poesia bellissima, tra l'altro molto lunga, ma io ho scelto questo pezzo che mi è sembrato. E tu sentisti, sciona voce nuvole, e ti pareva di sentire lo stardume che sconci la camiglia, e lampiava il cielo, sopra e sotto, come lampia una spada a mezzo all'aria. Passa la notte a lutto, la notte disperata. Ah, Iorno, Iorno, portami sta luce. Ah, vento, vento, quando piove a scruscio sopra le campagne secche, portami al mio le nuvole più asciutte, che voglio abbeverare questi lacrimi, come fanno, come naffio di pianto la casetta, di migriscia e nascia, sia sempre benedetta di me lacrime amare. Arrivarono dopo i francesi, con Carlo d'Argiò, e i francesi portarono sicuramente ingredienti nuovi, rivoluzionari, ma non ingredienti come materia prima, ingredienti nel senso di la presentazione. L'ingrediente fondamentale di questo periodo è la presentazione del piatto. Mancava prima. Portarono la cipolla, che infatti rimane uno degli elementi base della zona occidentale. Noi abbiamo confermato sempre l'aglio dai greci. Portarono la bechamel e la pasta frolla, che era un involucro veramente ingegnoso per la cucina dei ricchi.
Nel 600 infatti non c'era casa aristocratica palermitana che non avesse un cuoco di origine francese, un monsieur, che poi diventò Monsù. E di questo periodo ci sono sicuramente le ricette più esagerate della nostra storia. E forse il più famoso è non facilmente preparabile ai nostri tempi, il pasticcio del Monsù, che viene ricordato anche nella cena del gatto pardo. Di questo periodo è sicuramente l'invenzione dell'arancino. L'arancino sono ingredienti semplici ma mescolati insieme, presentati in una maniera veramente nuova. I siciliani si ribellano poi ai francesi e arrivano gli spagnoli. Palermo è governata dai viceré e la cucina si arricchisce ancora di più, diventa ancora più elaborata. Di questo periodo il falso magro e il rollò, che è appunto veniva dal francese rollò, la cassata, che era il dolce che avevamo nominato prima di origine araba, prende forma, prende quell'ingrediente che mancava, la presentazione, e un altro molto importante, il pan di Spagna. Gli arabi ci chiedono la ricotta, che già c'era in Sicilia, ma la lavorarono con i canditi e con la cioccolata. Ma gli spagnoli contribuirono con la presentazione, la glassa, la frutta candita, il pan di Spagna all'interno. E poi abbiamo appunto, come dicevo, gli arancini, questa presentazione così geniale. E l'agrodolce, e poi arrivarono così il pomodoro, il cacao, i fagioli, i peperoni e le melanzane. Ora credo che possiamo renderci conto con una dinamica completa del corso dei secoli attraverso l'apporto di nuovi elementi. Ho preso come esempio la caponata. La caponata è appunto l'espressione di questo cammino, di questo evolversi del piatto. La caponata deriva da una parola che è capona. Capona è la bettola marinara proprio sul porto, che alla meno peggio e con gli ingredienti più semplici preparava un pasto saporito per i marinai. Infatti nel vecchio Palazzi si trova alla voce caponata cibo marinaresco, galletta inzuppata nell'acqua salata condita con olio e aceto, veramente lontano dalla nostra caponata che vediamo lì nella foto. Questo è dovuto al fatto appunto che gli ingredienti di cui si disponeva a quel tempo erano sicuramente diversi da quelli che poi man mano sono stati conosciuti. La melanzana, elemento principale, ingrediente principale della caponata, arriva nel 1300. Il sedano, che non era adoperato, era conosciuto ma non adoperato come ingrediente mangiareccio, veniva utilizzato per fare delle corone, degli abbellimenti, ma non mangiareccio. E quindi questo avviene sempre dopo, verso il 1300. L'arrivo del pomodoro. Il pomodoro arriva con gli spagnoli, abbiamo detto, ma arriva come pianta ornamentale. Non arriva come... veniva apprezzato perché queste bellissime bacche rosse erano molto ornamentali. E i primi però ad adoperarli a questo scopo furono i siciliani. Purtroppo i primi ad adoperarli sulla pasta furono i napoletani. Il basilico è quasi certamente, no, per noi è un ingrediente fondamentale, fa parte sempre della caponatina, ma arriva nel XV secolo, quindi lungo tutto un arco di tempo veramente enorme si costituisce, si deve formare un piatto. E il risotto alla zafferana è mai in Sicilia. Nel 1574 la leggenda dice che il risotto allo zafferano sia stato
inventato, insomma creato per caso da uno dei garzoni di Maestro Valerio da Profondavalle, artefice delle vetrate del Duomo di Milano in occasione delle nozze della figlia. Ma c'è invece un tale Cristoforo di Messisburgo, che è maestro di casa del cardinale Ippolito d'Este, che nel descrivere un banchetto servito circa 30 e passa anni prima alla corte Stetz, precisa che il secondo servizio di cucina comprendeva, con i timballi di piccione, che era il pasticcio del Monsur, di coniglio, di lepre, anche 6 piatti di riso alla siciliana, contorno di uovo crudo, formaggio grattugiato, pepe, zafferano e l'immancabile zucchero di tutte le ricette medievali. Quindi, 30 anni prima, il risotto era la siciliana con lo zafferano. Discorso sulla cassata l'abbiamo già affrontato e adesso passiamo al vino. Le condizioni sicuramente climatiche, la terra rovinose, la temperatura mite, la brezza di mare, il sole risultano ideali a rendere del vino l'isola del vino, vero? La vite più antica è scritto che sia stata piantata nell'isola di Mozia. Già i Fenici amavano il vino. D'altronde, prima che arrivassero i Greci, nel VII secolo a.C., la Sicilia aveva già un appellativo di Enotria. Come avevamo detto all'inizio, i Greci portarono l'amore per il vino. Il vino che già esisteva, migliorarono i modi di produrlo, oltretutto lo usavano anche nelle cerimonie religiose, quindi il vino era un elemento principe della vita dei Greci. Il culto di Dioniso. Sì, il culto di Dioniso, non che era il banco, insomma, del latino. A proposito dei Greci e del vino, ho messo qui un appunto riguardo alla malvasia. E allora, alcuni sostengono che la malvasia sia arrivata dai Lipari grazie ai Greci, ma uno studioso di Messina, il professore Saia, professore di storia dell'Università di Messina, ha dedicato tutta la sua vita al vitigno della malvasia, sostiene invece, con molta più razionalità, che il vitigno della Malvasia sia arrivato alle Liberi attraverso i veneziani che, in fuga dai turchi, partirono e arrivarono, approdarono all'isola con 2 grandi patrimoni, la Malvasia e la grande fede per Santa Marina. La Malvasia è un vino di cui magari, non so se più in là riusciremo a parlare un po', è un vino veramente particolare che ha dato grande orgoglio alla nostra terra e Guy de Maupassant ne scrive nella vita errante: è proprio il vino dei vulcani, denso di zucchero dorato e con tale sapore di zolfo che vi rimane al palato fino a sera, il vino del diavolo. Ma quali erano i vini di quei tempi, i vini siciliani antichi? Plinio, l'olio del Mamertino, detto anche italiota, che veniva prodotto nella zona di Messina. Della zona di Messina, a questo punto vorrei dire che abbiamo un'etichetta DOC nella zona di Messina che è il Faro, non so se lo conoscete, il Faro DOC, che purtroppo è stato superato in questione di marketing dal Nero d'Avola. Ottimo vino sicuramente anche il Nero d'Avola, ma il Faro, con un po' di campanellismo, devo dire che non era da meno, è stato meno fortunato. È un vino, è un uvaggio, diciamo, in cui il vitigno con una percentuale maggiore è il Merello Mascalese, che è tipico della nostra zona e della zona di Catania. Altro vino dei tempi dei Greci era il Tauro Menitalum della zona di Taormina,
il Biblino, il Siracusano, il Mesopotamio, il Cino Seminuto e il Murgentino, che poi trapiantato nel Lazio vede origine al Pompeiano. Chiedo scusa, posso queste due cose? Questo coso c'è il vino di sangue, c'è un'opera bellissima che dobbiamo conoscere perché parla della nostra zona. Il viaggio che Pietro Bembo fece da Messina a Catania, lì sta a Lettina, il giro che è che mi fu ema sempre giuliano. 1500. Alla fine del 400, 1400. Passò proprio nella nostra zona, qui sulla Marina, e parlando dei colli di Sauca, ecco, accenna al vino di Sauca. Quelli sono, dice, i colli di Banco. Ora, ecco, questo è un dato importante, però saltiamo a Taormina e non vediamo invece quello che abbiamo noi. Cioè, questo vino savoicese era importante soprattutto fuori. I romani lo importavano, se lo compravano qui, avevano qui i magazzini, no? Quindi questi colli di Savoca, era un vino non nero, come ce lo chiamiamo? Rosato. Ecco, si dovrebbe andare a scavare. Sì. Questa notizia è una notizia molto bella, no? Sì. Se ce l'ha l'opera, l'ho letta quest'opera. No, però c'è un'edizione economica. Appunto, un'edizione economica, io mi è stata regalata quella di lusso, una bellissima edizione. È un libro che si legge con un piacere, da poi vedere tutta la costa del Tirreno, quando ancora lungo la costa non c'era abitazione, non c'era nulla, no? In fondo è il tracciato stradale che troviamo nelle stampe antiche, per esempio la zona di Sant'Alessio, del Capo, no? Ecco, si attraversava il Capo, si saliva attraverso la fretta e si scendeva verso Fondo Cuparrino, insomma, per la terra. Mi scuse? No, è un dato importante, dico, per noi, insomma, no? di questa zona, no? Chiaramente diciamo non c'è niente. Per poco che abbiamo, non lo valorizziamo e se sono un po' più ecco, no, importante. Bisognerebbe fare una bella poi parente di zona della provincia di Messina. Questo ho cercato di toccare un po' tutta la Sicilia. Per esempio, non so se lei lo tratterà il tema, la cucina intorno al Tempio di San Pietro e Paolo da Grotta. Quello è un centro di vita importante. Sì, infatti l'ho nominato all'inizio. Sì, ho visto, sì. Però era un centro importante, purtroppo Lombarda è morta, aveva iniziato, come sapete, quella ricerca, è rimasta, nessuno l'ha ripresa, l'ha continuata. Ma lui aveva iniziato un discorso, a mio avviso, interessante, certo, dimostrare che era da questa parte. Primo scifici, certo, no? Perché non si tiene conto, ecco, di una cosa semplicissima, no? C'è una contrada, subito dopo San Pietro, denominata Uponte. La famosa contrada Uponte. Ma non è che i nomi, no, Ponte è sul lato di Scifini. C'è tutta quella contrada con una specie di promontorio. Ecco, quella è tutta pietra. Quindi Ponte, naturalmente le parole non nascono. No, si pensa che la tesi di Lombardo l'abbiamo dibattuta, abbiamo discussa a casa mia ore e ore, ecco, i monaci del monastero di San Pietro e Paolo da Grotta, lui sosteneva, no? Avevano il monastero a Scifì e questo supposto ponte di legno, no? Andavano per i riti, passavano sull'altra sponda e andavano a celebrare la messa. E mi sembra sta cosa, insomma, il toponimo un po' gli dà ragione. Perché si chiama Ponte? Che si dice Ponte? Ora ufficio non ha usato. Hanno fatto sì, è un capolavoro, no, ma era sopra, a monte. A monte, sì. Sopra, circa, mezzo chilometro. A monte. Dove c'è l'attuale ponte, quello proprio, sempre esotico. Va bene. Scusi signora. Prego, assolutamente. E allora, come avevo accennato prima, durante la dominazione araba il vino venne
viene interrotta la produzione del vino, non completamente, diciamo che fu ridotta, perché il Corano non permetteva agli arabi di bere, anche se apprezzavano questo vino, infatti, anche se il Corano definisce il vino come sozzura di Shaitan, cioè sarebbe come il vino del diavolo, ecco, è comunque indicato nel Corano come bevanda inebriante, alimento eccellente, tanto da rinviare il consumo in paradiso, dove gli eletti saranno a beverare di prezioso vino sigillato. Quindi in vita terrena non ne bevono, ma lo hanno apprezzato. Lo hanno apprezzato. Ora, quello che è importante, sì, la cosa importante è che gli arabi apprezzavano l'uva come frutta, però. Quindi incrementavano, per esempio, portarono un vitigno molto importante, che è quello del Zibib o Zabib, tu anche lo stato di Alessandria, che è tipico dell'isola di Pantelleria, e la cosa particolare è che è coltivato senza pali e spalliere. Allora, questo metodo di coltivazione del Zibib, un cascato di Alessandria, è una pratica che fu dettata, diciamo, dalla dominazione greca. È una tecnica antichissima che tuttora è adoperata, diciamo, su diversi vitigni. Ma nella particolarità di Pantelleria, gli arabi cosa lasciarono? Lasciarono l'amore per questo vitigno. Apprezzavano questo metodo di coltura senza pali, senza spalliere, che permetteva la formazione di una chioma, permette la formazione di una chioma sulla parte principale, sul tronco principale, una chioma di foglie da cui pendono poi 4-5 grappoli al massimo, che restano all'ombra del forte sole isolano, che lasciano le radici all'ombra, questi grappoli che vengono quindi riparati dal forte sole, che maturano quindi con tutta la tranquillità possibile. Cosa facevano gli arabi a questo punto? Insegnarono agli agricoltori la pratica di raccogliere o addirittura lasciare sull'albero questi grappoli e di farli essiccare. Una volta essiccati, quindi una volta che lo zucchero presente si concentrava sempre di più, da queste uve essiccate veniva prodotto il mosto, quindi vino dolcissimo. La raccolta avviene alla fine di agosto, poi sono 10 giorni di essiccazione al sole o sulla pianta, ai primi di settembre viene imbottigliato lo Zibib, e poi il primo luglio successivo viene messo in bottiglia. Gli arabi modificavano quindi l'agricoltura siciliana, i normanni lasciavano tutto per com'era, gli spagnoli fecero diventare l'isola un avamposto militare, quindi si assistette ad un spopolamento delle campagne. È l'unica zona che invece fioriva di produzione della vite, dei vitigni, era quella di Marsala. Ma cosa successe a Marsala? Accadde che, per una casualità molto fortuita dell'uno e dei marsalesi, John Woodhouse, un inglese, un commerciante inglese, ebbe un incidente con le sue navi proprio sulla costa di Marsala. Si fermò lì, andò in una taverna, cominciò a bere questo vino e lo apprezzò subito. E da commerciante inglese molto intelligente, e pensò di farne un carico davvero consistente, portarlo in Inghilterra, farlo assaggiare a grandi intenditori quali sono gli inglesi, che entusiasti del vino lo addirittura paragonarono al Porto o al Madeira, e Woodhouse tornò qui
e fece di Marsala la sua fortuna. Gli stabilimenti arrivavano, coprivano tutte le campagne, arrivavano fino al mare, e addirittura interessando poi anche i territori di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Castellammare del Golfo e Palermo. Un altro commerciante molto importante fu Benjamin Ingham, che venne qui sempre costruì stabilimenti vinicoli proprio accanto a quelli di Woodhouse, ma altri commercianti fecero della Sicilia un centro economico, come Hobbs e Whitaker. Bisogna aspettare il 1832 per vedere l'economia vinicola siciliana un nome italiano, quello di Florio. Alla fine dell'Ottocento, 880-881, una spaventosa epidemia di fillossera, che è un microorganismo, un insetto che attacca la vite alle radici e la distrugge, la fa morire, ridusse il numero delle viti da 320.000 a 175.000, praticamente la distruzione soprattutto del vitigno Malvasia. La distruzione quindi dell'economia delle isole Eolie, che poi dovettero aspettare quasi un secolo per riprendersi con l'arrivo di Carlo Hammer, che è ancora tuttora una delle etichette più importanti, che riuscì a far riconoscere alla Malvasia un'etichetta ad hoc nel 1974. E adesso cominciamo con una carrellata veloce ma indispensabile sui prodotti di tutto riconoscimento, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Pecorino siciliano ad hoc è un formaggio antichissimo e lo troviamo nelle varietà Tuma, primo sale, secondo sale e stagionato. Risale, ci sono testimonianze fin dal mondo greco. L'altro compagno di viaggio è il DOP, ragusano, con la caratteristica forma a parallelepipedo, che veramente si chiamava caciocavallo ragusano, proprio perché ha una scelta. La stagionatura del formaggio avviene con una asciugatura a cavallo di un asse, quindi cavallo a cavallo. Importantissima parentesi è l'olio d'oliva. L'olio è molto importante nell'economia della regione. Qui c'è tutta la serie delle etichette DOP che sono state date alle olive, Monte Etna, Monte Iblei, Val di Mazara, Val Demone, Valle del Belice e Trapanesi. Ciò non toglie che ci sono delle ottime olive che non hanno ancora avuto i riconoscimenti così importanti, ma che sono altrettanto valide. L'olio perché è importante? L'olio è importante, ormai lo sappiamo tutti, è sicuramente è una sostanza grassa che ha una composizione la più simile a quei tassi di deposito dell'uomo e contiene gli acidi grassi essenziali, cioè quegli acidi grassi che l'organismo umano non può, non sa costituire e quindi deve prenderli dall'esterno. L'arancia rossa di Sicilia e IGP è coltivata nella zona orientale ed è importante per l'altissimo contenuto di vitamina C. Una premuta di una sola arancia contiene il quantitativo doppio di quello necessario, quindi quantitativo giornaliero necessario di vitamina C. Contiene numerosi antiossidanti, sappiamo oggi tutti cosa sono gli antiossidanti, sono molto importanti perché appunto annullano l'ossidazione che invece avviene all'interno dell'organismo provocata da numerose comportamenti sbagliati ma quotidiani che nella storia ci sono. Il fumo delle sigarette, per esempio, respirare un'aria non pulita, ma come si fa a camminare in una città dove non ci siano macchine? È impossibile. Metodi di cottura sbagliati, questi sono solo alcuni, radiazioni solari per esempio.
Quindi gli agenti antiossidanti sono molto importanti perché contribuiscono ad annullare gli effetti negativi di queste azioni esterne. Inoltre ci sono altri micronutrienti benefici, come per esempio il flavonone. Il flavonone che è importante perché serve a prevenire i tumori dell'esofago e dello stomaco. Contiene anche potassio e poco sodio. Questo contribuisce alla regolazione della pressione sanguigna. E inoltre apporta le pectine, che sono delle molecole che hanno il pregio di abbassare il contenuto di colesterolo nel sangue, quindi contribuire alla prevenzione delle malattie cardiocircolatorie, per esempio, e anche l'insorgere dell'aterosclerosi. Il limone è stato introdotto dagli arabi, questo lo sappiamo, l'abbiamo già accennato, e le qualità sicuramente più, le cultivar più rinomate sono il femminello comune, il monachello e l'interdonato IGP, che ha avuto questo riconoscimento il 25 luglio del 2002, proprio qui a Nizza di Sicilia. Il cappero di Mantelleria, IGP, ha una veramente importante funzione diuretica, antiartritica e so che alle isole Orio negli ultimi anni sono stati tenuti anche dei congressi e delle conferenze proprio per esaltare le qualità benefiche di questo piccolo bocciolo e del suo frutto che è il cuccio. Il fenoglicolo dell'Etna, che è originario del Messico, che è stato apprezzato dai siciliani perché le sue radici sono capaci di spaccare la lava. Il pomodoro di Pachino IGP, che non è solo il ciliegino, ma è anche il pomodoro costoluto, il tondo liscio e quello a grappolo. È un alimento importante che si introduce, come tutti quelli di cui abbiamo parlato prima, all'interno della dieta mediterranea, quindi una dieta sana. Qual è il suo componente più importante? Il licopene, che è una preziosissima sostanza antiossidante ed ha delle funzioni di rallentare il deterioramento dell'apparato cardiovascolare e anche di prevenire l'insorgenza di tumori dell'apparato digerente e della prostata. Ci sono anche due vitigni bianchi che hanno avuto la beneficenza di IGP e sono la Canichetti e la Mazzarone. Queste sono uve da tavola, ma sicuramente l'uva più pregiata è quella nera. In Sicilia i vitigni autoctoni sono il Nerello Mascalese, il Nero d'Avola, il Frappato e il Pericone. Questi sono i nomi dei vitigni autoctoni siciliani. Contengono una particolare molecola preziosa perché ha una grande azione antiossidante, che è il resveratrolo. Il resveratrolo che ha la funzione di abbassare le LDL. Cosa sono? Le lipoproteine a bassa densità, cioè il colesterolo cattivo. Lo troviamo quindi il resveratrolo soltanto nel vino rosso, perché è contenuto solo nelle bucce. Quindi più tempo il mosto sta a contatto con le bucce, più sarà di colore rosso e più verrà trasferito il resveratrolo. Ecco perché il vino rosso oggi ha avuto sicuramente un successo maggiore rispetto al vino bianco, proprio per la sua capacità antiossidante relativa a un dito al giorno. E andiamo poi con l'ultima top, che è quella della pagnotta del Diffaino, che viene preparata in diverse regioni della Sicilia. In conclusione, possiamo dire che in Sicilia
c'è un repertorio di prodotti caratteristici così ricco che i cuochi siciliani celebri sin dall'antichità hanno potuto creare una cucina così fantasiosa e fastosa da non farla paragonare a quella di nessun'altra regione. E adesso possiamo affermare sicuramente che il modo di mangiare siciliano è il più salutare. La cucina mediterranea basata su olio, pasta, pesce, ortaggi, frutta, erbe aromatiche è peculiare della gastronomia siciliana. Ho scelto questa immagine per concludere, perché è un'immagine moderna della modernità della Sicilia, vista da un satellite, e mi sembrava bello legarla ad una immagine invece molto antica, che è quella di una poesia araba che dice Sicilia l'usulla yamau. Nishur l'usula allegro una mattina e disse sognano Dio e mirare che voglio e si mirava in mezzo al mare e la sirena la si trovava a passare vitte e restava incantata si misero l'una a cannoliarla e l'uscia a carezzarla ma ella non sa muoia affissata era con l'occhio allo bello sole e lo Dio vedendosi così tagliato la vose bene e d'oro anch'io oro di fuoco e d'amore e la chiamò Sicilia e la Furnau di Ciuri. Grazie della parte.